La vittoria del centrodestra alle elezioni in Abruzzo, a dimostrare forse che il vento non era cambiato davvero. Il sostanziale pareggio nel voto in Portogallo, dove il vero vincitore è il partito di estrema destra che è arrivato terzo. E la cerimonia degli Oscar 2024, con la vittoria di Oppenheimer, la conferma di Emma Stone e poche altre sorprese nei premi. È martedì 12 marzo e questi sono gli argomenti della puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. Parafrasando il mio slogan elettorale, il governo che fa bene all'Abruzzo, c'è anche un Abruzzo che ha fatto bene al governo. Il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha riassunto così il risultato del voto di domenica, nella conferenza stampa convocata ieri dopo la sua riconferma alla guida della regione. Alle elezioni di 2 giorni fa, Marsilio ha ottenuto poco più di 327.000 voti contro i circa 284.000 del suo sfidante di centrosinistra, Luciano D'Amico, cioè il 53,5% contro il 46,5%, un distacco di 7 punti. Anche se la vittoria del centrodestra era annunciata, forse il distacco tra il candidato del centrodestra Marco Marsilio e il suo antagonista e sfidante del centrosinistra Luciano D'Amico è più ampio di quello che probabilmente molti si aspettavano e sicuramente dentro al centrosinistra ci si aspettava. Marco Cremonesi, della redazione Politica, ha seguito gli ultimi giorni della sfida da Pescara. Una sfida che di fatto si è conclusa come da pronostico, ma anche con qualche dato inatteso. Un calo abbastanza importante del Movimento 5 Stelle, per certi versi imprevedibile nell'entità, perché è quasi il 14%, insomma, di crescita di Forza Italia, la conferma della tendenza al declino della Lega, che non raggiunge gli 8 punti, anzi è intorno al 7,5. Nel 2022 alle politiche la Lega aveva comunque preso l'8,7%, quindi c'è una ritirata che è significativa. Alcuni di questi risultati, mi ha raccontato Marco Cremonesi, sono particolarmente sorprendenti. Dal mio punto di vista il dato che mi ha colpito di più è stata la forza di Forza Italia. Una Forza Italia che molti avevano liquidato come un partito destinato sostanzialmente alla scomparsa dopo la morte di Silvio Berlusconi, il suo fondatore, e invece dimostra una vitalità per certi versi imprevedibile. C'è chi dice che appunto la scomparsa di Silvio Berlusconi sia troppo vicina, quindi la sua influenza si dispiega ancora, però è vero che comunque l'ancoraggio di Forza Italia al Partito Popolare Europeo, una certa idea di moderatismo, probabilmente sta pagando anche oggi, indipendentemente da Silvio Berlusconi. Ecco, questo intendevo dire. Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini, e il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni, perché non importa quanto un campo sia largo, quello che conta è quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini, e noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell'Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo. Questo è il breve messaggio video con cui Giorgia Meloni ha celebrato la vittoria del centrodestra in Abruzzo. La domanda a questo punto è: come potrebbero cambiare gli equilibri del centrodestra in conseguenza del calo della Lega? C'è chi dice che Matteo Salvini, nella disperata ricerca di conferme, di trovare insomma un po' i voti perduti, si estremizzerà sempre di più, e c'è chi dice no, perché se tanto mi dà tanto e continua a perdere un punto ogni elezione, rischia in breve di ritrovarsi al 2014, cioè quando diventò il segretario della Lega e in qualche anno riuscì a portarla a risultati imprevedibili, no? Ricordiamo le europee del 2019, in cui la Lega prese il suo record, mi pare che fosse intorno al 34%. Evidentemente non siamo riusciti a spiegare bene la bontà del programma, la capacità e la professionalità dei candidati,
e di questo mi assumo la piena ed esclusiva responsabilità. Come si usa dire, se la Lega piange, il centrosinistra non ride. Il campo largo, anzi larghissimo, visto che a PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra si era unita anche Azione di Calenda, non ha ripetuto il successo della Sardegna. Come abbiamo sentito, il candidato sconfitto Luciano D'Amico si è preso la colpa, ma per Marco Cremonesi il problema è più ampio. E il crollo del Movimento 5 Stelle, sceso al 7% contro il 20,3% del PD, che invece è leggermente cresciuto, è l'aspetto principale. Giuseppe Conte non sembra accettare l'idea dell'egemonia del Partito Democratico sull'alleanza, anche se in questo caso il Partito Democratico ha superato il 20%, quindi sicuramente c'è bisogno ancora di forse molto tempo perché il centro-sinistra si dia un assetto competitivo nei confronti dell'attuale maggioranza. Está quase. Estamos quase a fazer a limpeza que o país precisa. Eles habituaram-se durante anos à dança das cadeiras. Sai uma, vai para o outro, sai o PS, fica o PSD. Connosco, isso acabou. Já o fizemos com o CDS. Acabámos com eles, basicamente. Desta forma. In questo video pubblicato alla vigilia di un'altra elezione, cioè quella per il Parlamento portoghese che si è tenuta sempre domenica, si vede un uomo in giacca e cravatta che con un mestolo di legno colpisce una alla volta le teste di un gruppo di persone sedute intorno a un tavolo. Nel montaggio del video i volti delle persone sono stati coperti, ognuno con il simbolo di un partito portoghese, che l'uomo con il mestolo prometteva di cancellare dando una ripulita al Portogallo. Non è andata proprio così, ma quasi. Quell'uomo, André Ventura, il leader del partito di estrema destra Chega, è arrivato terzo, ma è considerato il vero vincitore delle elezioni, anche se probabilmente non andrà al governo. I primi due partiti, come mi ha spiegato Andrea Nicastro, inviato del Corriere in Portogallo, sono arrivati praticamente pari e questo renderà molto complicato formare un governo. La sfida tra socialisti e socialdemocratici questa volta ha dato la vittoria per pochi decine di voti all'alternanza e quindi, visto che per 8 anni aveva governato il Partito Socialista con Antonio Costa alla guida, adesso dovrebbe toccare all'Alleanza Democratica, cioè i socialdemocratici di Luis Montenegro, provare a mettere insieme un governo difficilissimo da formare, perché nessuno ha la maggioranza dei seggi per poterlo fare. 2 anni fa, il primo ministro socialista Antonio Costa, al suo secondo mandato, aveva vinto di nuovo le elezioni e le cose in Portogallo non stavano andando male. Il suo governo era riuscito a far crescere il PIL portoghese, a diminuire la disoccupazione, pur con molti lavori precari e redditi bassi, e con problemi su altri fronti, finché uno scandalo abbastanza assurdo ha travolto il suo governo. È successo che è arrivata un'inchiesta della magistratura che ha intercettato un Antonio Costa che prometteva corsie preferenziali a imprenditori amici per miniere di litio e altre imprese legate alla transizione verde che il paese vuole portare avanti, e quindi il premier è sembrato essere nel mirino della magistratura. Da persona retta, Costa si è subito presentato al Parlamento e si è dimesso dicendo: non posso accettare che la carica di primo ministro venga anche solo sfiorata dal sospetto di malversazioni e di comportamenti non legali. Con il passare delle settimane però si è scoperto, uno, che l'Antonio Costa intercettato non era lui ma un suo ministro, e due, che anche questo ministro intercettato in realtà non avrebbe commesso alcun reato, per cui questo scandalo su cui è caduto il governo con la maggioranza assoluta socialista si è di molto sgonfiato. Quindi elezioni anticipate parecchio paradossali. E da lì è partita la battaglia politica tra gli schieramenti. Oltre ai socialdemocratici di Luis Montenegro, cioè il centrodestra, è emerso sempre più forte un nuovo partito di estrema destra, Chega, guidato da André Ventura, un uomo che ha avuto almeno 3 vite. Ventura ha 41 anni, avrebbe dovuto fare il prete perché
per tutta la vita ha studiato in collegi religiosi, è arrivato fino al seminario, quella era la sua intenzione, fino a che è stato folgorato sulla via prima della legge, andando a prendersi un master di diritto in Irlanda, ma poi ha avuto anche altre passioni. È stato assunto dal Benfica come consulente legale, ma non gli è bastato questo, perché grazie alla sua personalità, carattere, esuberanza, carisma, è andato spesso in televisione a fare l'opinionista, non per noiose questioni legali, ma proprio per sostenere le buone ragioni sportive della sua squadra, il Benfica. E l'ha fatto in una maniera estremamente efficace, perché si è messo a urlare, si è messo a insultare gli avversari, piaciuto molto anche alle donne in questo atteggiamento così disincantato, capace di rompere i tabù. E con questa stessa verve, Ventura si è buttato in politica, fondando nel 2019 un partito nazionalista, populista, euroscettico e ultraconservatore che al voto di domenica ha preso il 18%, più del doppio di 2 anni fa. Nonostante la crescita di consensi, con il sostanziale pareggio tra i due partiti principali uscito dalla notte elettorale, non è detto che Sega sia il partito decisivo per la complicatissima formazione di un governo, a meno che i socialdemocratici, cioè i conservatori più moderati, dopo aver negato per mesi una possibile alleanza, alla fine non cambino idea. Il socialista Nuño Santos ha riconosciuto la vittoria del socialdemocratico e il socialdemocratico ha chiesto al presidente l'incarico per formare un governo, ma ripetendo quello che aveva già promesso in campagna elettorale, cioè no a Sega nel governo. Quindi, avendo il 28% dei voti, circa 70 deputati su una maggioranza che è di 116, l'Alleanza Democratica, il centrodestra, non è in grado di formare da solo un governo. Aggiungendo i liberali non arriva alla maggioranza. Quello che può fare è fare un governo di minoranza con l'astensione di Sega o l'astensione degli stessi socialisti. Se non dovesse andare in porto questo compromesso, toccherebbe a un'altra parte del Partito Socialdemocratico eventualmente cercare di far cambiare idea a Montenegro e accettare Sega dentro al governo, oppure andare a nuove elezioni. Nella notte tra domenica e lunedì a Los Angeles si è tenuta la 96esima cerimonia di consegna dei premi Oscar, i più importanti per il mondo del cinema. Oltre ai tanti momenti che potreste aver visto sui social, dal vestito rotto di una super commossa Emma Stone al toccante discorso di Robert Downey Jr. per ringraziare la moglie, non ci sono state enormi sorprese. Con Oppenheimer di Christopher Nolan, che ha vinto 7 statuette, compreso il miglior attore protagonista con Cillian Murphy. E questa conferma si può leggere in un modo semplice. Che ha vinto il film che la gran parte degli spettatori e della critica considerava essere il migliore, il che non è così scontato, visti gli ultimi anni di storia dell'Oscar, dove certe ragioni, diciamo, extra artistiche avevano finito per pesare molto. Penso per esempio agli Oscar di miglior film degli ultimi 2 anni. Paolo Mereghetti è lo storico critico cinematografico del Corriere. I premi di miglior film dati a Coda nel 2022 e a Everything Everywhere All at Once nel 2023 non l'avevano convinto granché. Invece Oppenheimer è sicuramente un grande film, poi si possono fare delle critiche, tutto quello che vuoi, però sicuramente è un grande film. Così come Emma Stone, la sua prova in Povere creature è assolutamente da applausi e giustamente ha vinto il premio come miglior attrice. Secondo Mereghetti ci sono stati degli altri premi interessanti. Per esempio la miglior sceneggiatura originale Anatomia di una caduta, che era sicuramente forse la sua qualità migliore, Il suono per la zona di interesse, un film che ha portato via al nostro Garrone il titolo di miglior film internazionale e su cui io sono uno dei pochi che ha molte critiche da fare al film di Glaser, non a quello di Garrone.
E qui, al di là della mancata vittoria di Io Capitano, che comunque non era favorito, vale la pena di aprire un capitolo su La zona d'interesse, che racconta la quotidianità familiare del comandante nazista Rudolf Höss, di sua moglie Hedwig e dei loro figli, in una bella casa col giardino separata soltanto da un muro dall'orrore del campo di sterminio di Auschwitz che Höss dirigeva. Il film, tratto da un libro di Martin Amis, è stato molto acclamato dalla critica, ma secondo Paolo Mereghetti è un prodotto cinematografico più furbo che bello. Tutti dicono che il comportamento di questa famiglia di nazisti, a cominciare dal capo del campo di concentramento, sarebbe la prova evidente della banalità del male. A me sembra che il film parli della banalità, ma non parli del male, e cioè chieda allo spettatore di aggiungere quello che il film non fa vedere e non fa neanche intuire con il proprio vissuto. Tutti noi sappiamo cos'è stata Auschwitz, Norimberga, dove Höss è stato impiccato, cos'è stata la Shoah, tutte queste cose noi le sappiamo. Nel film non ci sono. Nel film si vede a un certo momento un treno che passa dietro degli alberi. Cosa vuol dire? E noi pensiamo, ecco, è il treno che porta gli ebrei a Auschwitz per essere uccisi. Ma il film non ce lo dice. È un film che in qualche modo ti ricatta, ti costringe a spiegare quello che lui si guarda bene dall'affrontare, perché forse l'avrebbe affrontato in una maniera diversa. E secondo me questo è un meccanismo un po' troppo ambiguo. Non è stato ambiguo il regista Jonathan Glazer nel discorso di ringraziamento del quale si sta molto discutendo. Il regista, britannico ed ebreo, ha detto di rifiutare che l'ebraicità e l'olocausto oggi vengano manipolati da un'occupazione che ha portato al conflitto per così tante persone innocenti. Se Glazer ha in un certo senso battuto Io Capitano di Garrone, il regista italiano non è l'unico deluso. Sicuramente sia Scorsese che Bradley Cooper sono usciti pesantemente sconfitti, non tanto per le tante nomination che avevano e per il fatto che non hanno ricevuto premi, ma perché i loro film erano belli. Io penso che Killer of the Flower Moon fosse un bel film. Certo, poi per ogni categoria si trovava di fronte magari un film che era più bello. Mi sembra che i film che c'erano quest'anno fossero tutti in qualche modo dei bei film, decisamente, anche quelli che non hanno avuto nessun premio. Pensa a Wim Wenders, Perfect Days era un bellissimo film, Past Life di Celine Song, dimenticato completamente, eppure anche questo è un buon film. Per concludere, ho chiesto a Paolo Mereghetti se questi Oscar ci abbiano detto qualcosa sulla direzione che ha preso il cinema. E lui mi ha spiegato che la vittoria di Emma Stone su Lily Gladstone, protagonista di Killers of the Flower Moon, che in tanti pensavano sarebbe stata premiata come miglior attrice, è un segnale in parte inatteso. Ma io direi che proprio nell'anno in cui l'Academy aveva messo delle regole che sembravano molto astruse sull'inclusione, sulla rappresentatività di certi gruppi sociali che dovevano essere tra i protagonisti, persone del cast, tutta una cosa abbastanza arzigogolata, quella specie di spirito politically correct che negli ultimi anni aveva fatto molti danni, ecco, quest'anno queste regole non hanno fatto particolarmente danni. Su chi meritasse di più o di meno agli ultimi Oscar, a questo punto vi lasciamo discutere tra di voi, con chi vorrete e probabilmente avrete già avuto occasione. Noi per oggi ci fermiamo qui, io ringrazio Paolo Mereghetti, Andrea Nicastro e Marco Cremonesi, grazie a voi per averci ascoltato e con Giorno per Giorno torniamo domani. Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.